Perché la statistica? Una domanda che tutti noi ci poniamo ogni giorno quando facciamo il nostro mestiere di statistici. La statistica serve a misurare i fenomeni e misurare i fenomeni significa permettere a tutti di conoscerli. Misurare i fenomeni però significa anche permettere a chi deve prendere le decisioni politiche di prenderle correttamente, sapendo qual è l'oggetto dei loro interventi, e aggiungerei che misurare i fenomeni aiuta i decisori politici a capire gli effetti dei loro interventi. Aggiungerei ancora che, oltre alla statistica in generale, è importante la statistica ufficiale. La statistica ufficiale è importante per avere misure basate su certificazione, trasparenza e criteri scientifici che permettono all'opinione pubblica, a coloro che devono fare le scelte politiche, di avere misure che sono fuori dal mondo delle fake news, anzi contribuiscono a dare ordine e indirizzo a un profluvio di informazioni molto spesso confuse. Però vorrei aggiungere qualche esempio che si basa anche sulla mia esperienza di dirigente di un servizio dell'Istat che coordina indagini che sono, da una parte riguardano le condizioni di vita delle famiglie, dall'altra il mondo dei prezzi al consumo. Ecco, la statistica è stata molto utile se guardiamo al tema delle condizioni di vita delle famiglie, per esempio, per capire che dopo le due grandi crisi economiche che ha attraversato il nostro paese nel 2008-2009, 2012-2013, le diseguaglianze, nonostante una ripresa seppur debole ma comunque evidente, le diseguaglianze si sono accentuate. Guardiamo invece al mondo dei prezzi al consumo, l'altro versante delle indagini che operano nel mio servizio. La misura dell'inflazione, dell'andamento nel tempo dei prezzi, inutile dirlo quanto sia importante, però ecco, vorrei soffermarmi su le due facce della medaglia che ha questa importanza. Da una parte quella delle banche centrali e nuovamente dei decisori politici, capire se ci sono tensioni inflazionistiche, capire se il potere di acquisto delle famiglie è colpito da una crescita dei prezzi fuori controllo, è molto importante per avere anche qui strumenti, o meglio, per mettere in campo strumenti per affrontare quello che è un rischio così grave per nuovamente le condizioni di vita delle persone e delle famiglie. Dall'altra però la misura dell'inflazione serve a ciascuno di noi per capire cosa sta succedendo al proprio potere d'acquisto. Quando leggiamo, quando vediamo dai dati che noi produciamo, per esempio, che i prezzi al consumo dei beni di largo consumo, quelli quotidiani, quelli legati alla spesa che facciamo ogni giorno presso i mercati, presso i supermercati e che fanno parte del nostro paniere di ogni giorno, ecco, capire se lì, e l'Istat lo misura costantemente ogni mese, i prezzi crescono troppo, i prezzi aumentano in maniera preoccupante, ecco, credo che questo sia un'informazione, così come l'opposto, laddove si dovessero contenere le dinamiche dell'inflazione, credo che sia un'informazione molto importante per tutti noi e per le famiglie, non solamente per le banche centrali e i decisori politici.